Cari telespettatori, ben ritornati insieme con noi, ben ritornati anche ai nostri ospiti, ve li presento subito. Abbiamo l'assessore Giuseppe Pan, assessore all'agricoltura della Regione del Veneto, grazie di essere qui con noi. Grazie, Il buongiorno. presidente, buongiorno, il presidente della CIA di Padova, Roberto Betto, ben ritornato, rappresenta gli agricoltori. Buongiorno a tutti i telespettatori di oggi. Allora, l'argomento è molto importante perché vogliamo darvi, ne hanno parlato per carità anche i giornali, però vogliamo darvi un aggiornamento su quella che è la situazione di gestione della fauna selvatica. In modo particolare parleremo dell'area di Padova dove nella zona dei Colli Euganei ci sono tantissimi cinghiali, però si sono presi dei provvedimenti importanti, significativi di riduzione di questo numero invasivo e dannoso anche per l'agricoltura stessa. Però sarà l'occasione, viste le presenze in studio, per ampliare per affrontare diversi temi che riguardano l'agricoltura, settore strategico. Alcuni di voi quest'estate ci hanno anche scritto per alcune tematiche significative, capire gli andamenti. Poi c'è stata una grandissima siccità, è previsto qualche cosa, qualche risarcimento, qualche rimborso. Insomma, abbiamo visto che abbiamo con noi l'assessore, abbiamo il presidente anche che rappresenta i piccoli e medi agricoltori. Approfittiamone e vediamo di estorcere più informazioni possibili. Detto questo, io direi di partire con lei, assessore. Qual è la, partiamo dalla zona Colli Euganei, anche se ci sono giustamente tante altre aree, perché ci hanno segnalato, c'è anche il Consiglio che ha i suoi problemi, c'è chi ci ha detto perché non parlate dei lupi, vabbè, Beh, dei ce n'è di lupi si tutto, può parlare anche di quello. c'è anche questo, quindi per fortuna per Roberto Betti i lupi qua ancora non sono arrivati, ci sono le volpi. Ci sono le volpi, però. Ecco. Allora, fauna selvatica, cosa è stato fatto in regione? Allora, intanto buongiorno. Io premetto che la gestione della fauna selvatica è una gestione che, oltre a livello regionale, è un problema proprio, io direi, nazionale. Noi l'abbiamo portato più volte anche sui tavoli delle commissioni politiche agricole, nelle commissioni ambiente in cui periodicamente noi ci incontriamo per discutere di questa situazione. Con i cambiamenti climatici, con anche l'aumento dei boschi e comunque l'abbandono in tante aree d'Italia, ma anche nella nostra regione, dei boschi, comunque delle manutenzioni, ricordiamo che sono aumentati del 40% i boschi nel nostro paese, e con l'aumento dei boschi e naturalmente con l'abbandono di alcune aree c'è stato un aumento anche importanti di quelli che sono gli ungulati, in particolare, che sono i cinghiali, i caprioli, i cervidi, cioè tutte quelle mufloni, tutti quegli animali che naturalmente hanno trovato spazi nuovi di espansione. Detto questo, anche i grandi carnivori sono tornati e si stanno riproducendo, in particolare da noi il lupo, che ha creato soprattutto quest'anno un grande allarmismo nelle aree comunque dell'Alessinia, ma Sono dei anche nell'altopiano particolari. di Asiago sul Grappa. Ecco, proprio la settimana scorsa su questo tema del lupo io ho chiesto alla Commissione europea, ho scritto Addirittura, cioè. per affinché lo stato di animale protetto Sì. sia rivisto. Adesso c'è la revisione della direttiva Habitat a livello europeo e ho interessato anche i onorevoli europei che rappresentano il Veneto in questo senso di farsi carico insieme a me comunque di far sì che questo animale che era in via di estinzione qualche decennio fa, che adesso sta comunque ripopolando sia gli Appennini Alpi con migliaia di esemplari. Migliaia di Miglia, si esemplari. parla di migliaia, centinaia in alcune zone, noi qui in Veneto è stimato dai 50 a 100 esemplari che girino, Poi sono perché sempre abbiamo in i branchi, Trentini, per cui sono non è che. branchi, quindi c'è tutta una serie di situazioni, appunto di far sì che questo animale che è in forte espansione non sia più rivisto come un animale protetto, ma che possa essere comunque spostato in aree che naturalmente lontano dalle attività umane. Io ho scritto anche così provocatoriamente che forse l'animale in via di estinzione sia l'allevatore della montagna. Bisogna che questi temi siano posti. Io capisco chiaramente tutti abbiamo a cuore la salvaguardia dell'ambiente, della natura, comunque il rispetto degli animali, ma la gestione degli animali, sia dei grandi carnivori,
quindi lupo orso, sia comunque degli ungulati, deve essere fatta attraverso dei piani di selezione, dei piani comunque di contenimento o di allontanamento o sterilizzazione. Noi abbiamo chiesto diverse misure che tra l'altro ho portato anche a Roma. Nei tavoli appunto delle commissioni come piano di gestione dei grandi carnivori, del lupo e della fauna selvatica in questo senso, quindi la possibilità anche della sterilizzazione dei coppi, però attenzione, il grande problema del lupo sono anche gli ibridi cane-lupo che a volte non sappiamo se è realmente la specie lupus lupus, cioè quella diciamo che la natura sia, Conosciuto. oppure l'ibridizzazione come spesso in alcune regioni come la Toscana, Piemonte, ma anche da noi probabilmente, tra i cani randagi e il lupo, quindi che sono quelle specie forse più pericolose anche naturalmente per la sicurezza. E quindi volevo fare questo punto per far chiarezza ai telespettatori Certamente. che questa via passa da una parte per una via legislativa. Direttiva Habitat, il cambiamento comunque anche della direttiva nazionale a 157, dall'altra parte comunque anche tutti i mezzi di prevenzione che noi abbiamo messo in campo come Regione Veneto, quindi i recinti elettrici, i Sono stati dissuasori messi in che abbiamo campo, ecco. acquistato noi e dato a tutti gli allevatori della Lessina, dell'Altopiano di Asiago e del Monte Grappa e dell'Alpago, cioè noi abbiamo messo a disposizione 180 di questi recinti di prevenzione elettrica. È chiaro che non sono sufficienti, è chiaro che magari non risolvono tutti i problemi, quindi da una parte preveniamo gli attacchi, preveniamoli in questa maniera, ma anche con l'istruzione degli allevatori, che l'istruzione per capire qual è chiaramente cosa questo animale, come questo animale si comporta. Istruiamo e diamo informazioni agli utenti, ai turisti, a chi comunque va in montagna dicendo attenzione, poteste fare questo incontro, ma cercate di fare tanto rumore, comunque di essere in compagnia, di non andare mai da soli, di non portare i cani al guinzaglio che magari sia i lupi che gli orsi abbiamo visto attaccano essendo territoriali magari i cani perché pensano che vadano a disturbare i propri cuccioli o naturalmente pensano che entrino nel proprio territorio. Quindi, anche i nostri comportamenti devono essere cambiati, dall'altra parte, quindi cambiamento di comportamenti, prevenzione, però anche allontanamento, sterilizzazione e chiaramente rivisitazione di quello che è il lupo come animale protetto a livello proprio nazionale. Queste sono le cose in cui noi stiamo lavorando Ecco, adesso. lei ha detto una cosa all'inizio, vorrei che la sottolineasse, la spiegasse bene perché forse non è nota. In tutto il nostro paese, Italia, ma anche nella regione del Veneto, e dopo vedremo che conferma se nel territorio padovano, c'è un imboschimento importante, Sì, perché diciamo molti non lo che, so, non sono a conoscenza di questo, ma anzi scrivono, sono beh, convinti del sa, contrario. il lavoro dei malghesi, il lavoro comunque del mantenimento dei pascoli montani, il mantenimento dei boschi è un lavoro difficile, è un lavoro che richiede grandi sacrifici anche personali e familiari e non tutti i giovani sono disposti a farli, Quindi pur con i manca. contributi che noi diamo, gli incentivi allo sfalcio, gli incentivi a occupare le malghe. Gli incentivi, magari la promozione sui prodotti DOP, i formaggi, cioè, però è un sacrificio anche di vita e quindi a volte troviamo sì dei giovani che si avvicinano, altre volte, ma lo stiamo vedendo anche in tutta la nazione, soprattutto negli Appennini, un abbandono di aree che una volta erano antropizzate, spesso si trovano anche a paesi con poche persone anziane, soprattutto il centro Assolutamente. Italia, ovviamente adesso l'Abruzzo anche per altri problemi, ma soprattutto tutta questa cordigliera, chiamiamola appenninica, ma anche in parte le Alpi, quelle che non sono tradizionalmente vocate al turismo, si sta perdendo e stanno aumentando i boschi, stanno aumentando naturalmente, sta aumentando, dirà qualcuno bene che la natura aumenti, però Assolutamente, con tutte abbiamo le cose. questi problemi con Termini. Venendo ai cinghiali, venendo proprio agli ungulati, io ho portato proprio in giunta regionale il piano di gestione triennale, che tra l'altro è stato impugnato da associazioni ambientali, liste Infatti. da comunque come sempre, però giustamente loro fanno la loro opera. Certo. Abbiamo però vinto al TAR noi e quindi il piano di gestione regionale del Veneto sui cinghiali È è passato. passato e sta dando i propri frutti. Cosa prevede questo piano di gestione? La possibilità di cacciare comunque la sua scrofa, il cinghiale Sì. per tutto l'anno, la possibilità comunque di formare i selecontrollori. Cosa sono i selecontrollori? Sono dei cacciatori
che comunque devono fare un corso particolare per il cinghiale, perché sparare al cinghiale non è come prendere il tordo che passa, per cui è un animale anche pericoloso se ferito, quindi ci vuole una preparazione tecnica, ci vogliono dei fucili particolari, ci vogliono delle cartucce appunto che sono quasi cartucce da guerra, per capirci chi ha fatto il militare, quindi la sicurezza è prima di tutto per loro, ma anche per la popolazione dove si va a operare. Infatti questi studi dei controllori, questi corsi vengono fatti assieme, magari parlando del Parco Colli, col Parco Colli, con le polizie provinciali, con comunque vigilanze venatorie che delle associazioni che fanno insieme e escono insieme con questi cacciatori, non sono mai da soli, sono dei gruppi, ecco, che escono, questo, gruppi preparati, selezionati, naturalmente che escono in battuta al cinghiale. Poi abbiamo fornito anche i chiusini, cosiddetti, sono delle gabbioni in cui vengono catturati in grande numero per poi essere naturalmente eliminati. E dall'altra parte però abbiamo creato anche tutta la filiera, perché poi il cinghiale deve essere immediatamente visitato da un veterinario una volta eliminato, ucciso, perché la carne di cinghiale è anche pericolosa per la trichinella, che è una malattia che può comportare anche problemi sanitari all'uomo, quindi deve essere analizzato, va portato in macelli controllati, quindi la carne viene controllata, quindi le portiamo attraverso il camion frigorifero, cioè tutto il sistema che uno deve capire come funziona. Cioè non è che uno dice mi trovo ho ucciso, me lo carico in braccio, ma no, deve essere comunque analizzato da dei veterinari appunto in luogo, deve essere caricato sul camion frigorifero immediatamente, perché la carne altrimenti ha dei problemi. Viene portato nei macelli che sono stati per provincia selezionati, attualmente viene trasformata e la carne può essere venduta o data al cacciatore in base a tutta una serie di situazioni. Quindi vedete che la filiera è continua, non è solo andare a vedere se ci sono i cinghiali. Quindi vedete, abbiamo messo in mano, comunque messo in moto questo sistema che sta dando anche dei bei risultati, soprattutto i Colli Ugani. Ci sono delle aree che stanno partendo adesso, come io ho incontrato i sindaci dell'area dei Colli Berici l'altro giorno. Ad esempio la provincia di Verona, che era quella che andava, che è più avanti sul cinghiale da anni in questo senso, ha fatto anche scuola, io ringrazio sempre la polizia provinciale di Verona, ma comunque le associazioni venatorie della provincia che hanno creduto in questi progetti, e le altre province che ci stanno venendo dietro, come quella di Treviso, di Belluno. Però il cinghiale è veramente un problema nazionale, perché i cinghiali ormai li troviamo in centro di Roma, abbiamo visto che in Sicilia hanno anche ucciso un paio di persone 2 anni fa, cioè sono animali aggressivi. Anche qui il problema dell'ibridazione con i cinghiali o i maiali che vengono dalla Bulgaria, cioè c'è tutto un sistema anche qui strano che è avvenuto, e quindi bisogna, l'unico sistema è proprio estirparli dal territorio e contenerli. È chiaro che non risolveremo l'eliminazione totale, però si parla di migliaia di capi in certi territori, e non è più possibile che convivano comunque con le coltivazioni, ad esempio, di pregio come l'uva, come il mais, come magari coltivazioni di ortaggi e frutta che sappiamo di cui sono, vanno ghiotti. Soprattutto quest'anno è stata una grande siccità, si sono veramente sfogati. Ecco, allora andiamo al settore dell'agricoltura, di chi la vive quotidianamente. Qual è la situazione adesso che e quindi con i provvedimenti che sono stati presi, con quello che si sta facendo? Allora, noi come associazione, dopo ripetute, non dico proteste, ma proposte, alla fine anche la Regione è venuta incontro ai nostri agricoltori del territorio. In questo caso noi, il problema che ci tocca in primis è quello dei Colli Uganei, sicuramente, in cui già fare agricoltura di per sé è molto faticoso e impegnativo. Diciamo che rispetto alla pianura, per fare agricoltura nel territorio collinare del nostro Parco Colli si triplica la fatica, e quindi dover anche combattere contro questi cinghiali, questi ungulati e tutta la fauna selvatica che danneggia il territorio, per noi agricoltori è sicuramente un problema in più, nonostante le fatiche che si devono fare. Ringraziamo la Regione di aver percepito i messaggi di richiesta, però ricordiamo che ci sono cose antecedenti a questi momenti in cui
cui gli agricoltori non hanno percepito alcun indennizzo dei loro danni, e probabilmente speriamo che le loro istanze vengano accolte in tempi sufficientemente brevi, perché un'azienda agricola magari produttrice di vino o di frutta o di ortaggi che subisce un attacco di una famiglia di cinghiali e non solo, è difficile quindi creare un reddito sufficiente per andare avanti, pensando che l'agricoltura, specie nel Parco dei Colli, è indispensabile anche per la manutenzione del territorio, del paesaggio, e soprattutto perché assieme anche alla Regione Veneto si vuole fare una politica nuova, una politica incentivazione al turismo, e sicuramente il problema di questi animali può essere dannoso e controproducente per un percorso che noi si vorrebbe raggiungere, il turismo rurale in primis, e quindi la valorizzazione enogastronomica, la valorizzazione del territorio. Però sicuramente ringraziamo per il piano triennale che è stato varato dalla nostra regione a difesa del territorio e del reddito delle nostre imprese. Quest'anno un anno molto difficile per l'agricoltura, perché non solo le calamità, ma se andiamo a fare un percorso a ritroso ci troviamo che nel periodo tardivo di aprile abbiamo avuto delle ghiacciate. No, infatti io voglio finire la questione del cinghiale, poi dedicarci anche a tutto il resto, perché abbiamo per fortuna del tempo, per cui posso approfondire. Volevo chiedere questo: perché ci sono stati diversi agricoltori che hanno lamentato la non conoscenza di questo piano triennale, di questi provvedimenti? Qual è stato il punto mancante, secondo lei, della catena? Forse l'informazione? Probabilmente anche l'informazione, però dobbiamo riconoscere che la regione ha fatto partecipi sia i comuni, che il Parco dei Colli, che le associazioni di categoria, per mettere in piedi il piano triennale di estirpazione. Quindi coinvolti più entità. Sì, diciamo che la loro divulgazione è stata, bisogna riconoscere insomma che è stato un lavoro di squadra per un obiettivo comune che sta dando anche i propri risultati. Voglio ricordare in termini di numeri che è vero, la presenza degli ungulati nel territorio del parco si aggira intorno ai 15.000, ma statisticamente non è ancora proprio sicuro di questo numero, però sono numeri allucinanti. Voglio ricordare che nell'arco del 2016 sono state, fra uccisioni da selecontrollori e catture, sono stati eliminati oltre 1150 cinghiali. Nel 2017, oggi siamo ai primi di ottobre e ne abbiamo già catturati 1500, voglio dire che l'aumento del 20-25%, cioè la volontà e anche la praticità concreta, bisogna riconoscere che qualche passo in avanti si è fatta. Nei tre anni oggi abbiamo anche investito nella formazione dei selecontrollori, la provincia ha dato anche il suo contributo, in primis la regione che ha condiviso questo progetto, e io credo che nell'arco dei prossimi 2 o 3 anni i risultati inizieranno a vedersi concretamente anche per lo sviluppo del turismo, perché sicuramente un turista che viene dall'estero e fa un'indagine magari va a capire che in quel territorio può essere pericoloso per la presenza degli ungulati, sicuramente fa delle scelte diverse. Noi questo non lo vogliamo, anzi vogliamo il contrario, vogliamo incentivare questo tipo di economia, perché crea quel binomio giusto, crea quel volano in cui magari l'agricoltura fa da perno centrale, ma che crea indotto economico per tutte le categorie economiche. Questo deve essere il nostro obiettivo primario, non solo perché l'agricoltura è il settore primario tanto vocato, ma perché il nostro obiettivo è quello di rilanciare un'economia in cui in Veneto ne abbiamo estremamente bisogno, perché è sempre stata riconosciuta una fra le regioni più ricche in assoluto a livello nazionale. E quindi questi piani ben vengono. Torniamo su questi argomenti, poi avremo anche il discorso delle conseguenze della siccità e facciamo dei bilanci anche delle produzioni. Pubblicità, pochi secondi.